prima. Otto febbraio 1943. Dopo circa 4 mesi di durissima lotta, le truppe americane costringono i giapponesi a evacuare l'isola di Guadalcanal, nell'arcipelago delle Salomone. La sconfitta segna l'inizio del capovolgimento della situazione strategica nel Pacifico a favore degli Stati Uniti. I Marines si avvicinano all'isola. Sembra che non vi sia alcuna resistenza organizzata. Ma all'improvviso i giapponesi aprono un fuoco nutrito con mitragliatori e mortai. Si combatte per arrivare sulla spiaggia. Sulla terraferma i Marines si riparano a bordo dei mezzi anfibi distrutti. Un lungo pontile offre protezione a molti dei ragazzi che sono così in grado di raggiungere l'isola. I Marines raggiungono una buona posizione sulla spiaggia, ma il fuoco dei giapponesi li blocca per parecchie ore. Il numero dei morti e dei feriti è molto alto. Quando arrivano i rinforzi, i Marines cominciano a muoversi verso l'interno. Noi li seguiamo grazie ai cineoperatori della Marina, molti dei quali sono caduti mentre riprendevano queste scene.